In Ucraina, a pagare il caro prezzo della guerra nelle ultime ore sono stati ancora i civili. I raid aerei dell'esercito russo hanno colpito le aree residenziali in diverse località tra Kharkiv e Kherson. Le vittime si contano a decine nella regione del Donbass, dove secondo l'intelligence britannica le forze russe intascano solo piccoli progressi. La gente non ha colpa per il fatto di avere un presidente come Putin. Vorrei che fosse morto il parassita, dice un'anziana colpita dalle bombe. Il conflitto nel paese ha ripreso ad espandersi, con il sud che è tornato ad essere pienamente coinvolto nelle ostilità. L'agenzia russa TASS sostiene che sarebbero 80 i civili morti in un attacco missilistico ucraino a Nova Kakhovka, una città sotto il controllo delle truppe del Cremlino. L'esercito ucraino ha affermato che si è trattato di un attacco di precisione a un deposito di munizioni russo, ma nessuna delle due posizioni è stata verificata in modo indipendente. Vinceremo comunque, ma abbiamo bisogno di più armi, perché più ne abbiamo e meno i russi sparano, sostiene un soldato ucraino. E mentre si consumano le riserve di munizioni ed equipaggiamenti per entrambe le parti, gli Stati Uniti affermano che la Russia si è rivolta all'Iran per ottenere forniture di droni d'attacco senza pilota. Secondo il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, la Russia si sta rivolgendo all'Iran per ottenere capacità che vengono utilizzate o che sono state utilizzate prima del cessate il fuoco in Yemen per attaccare l'Arabia Saudita. La carenza di droni e di altri armamenti ad alta tecnologia potrebbe cambiare decisamente le sorti del conflitto. Ma entrambe le parti si mostrano determinate a continuare a combattere.